Eccellenza, non si chiude questa scuola ma si apre, l'impressione è che sarà sempre aperta. Hai capito benissimo, è una introduzione alla realtà totale, direbbe von Balthasar. Vale a dire, questo corso e queste manifestazioni sono servite proprio ad aprire un discorso, non a chiudere un discorso. È un discorso da portare avanti nella concretezza delle nostre realtà. Per cui adesso noi l'anno 21 vogliamo spostare tutta la nostra azione nei paesi, in un dialogo stretto, forte, serrato proprio anche con le realtà locali. Cioè non è un'invadenza, né tantomeno un'occupazione di posti non nostri, no, noi siamo convinti di questo, che dove c'è l'uomo lì deve arrivare il Vangelo, perché il Vangelo ha qualcosa da dire a ognuno di noi, al cuore di ognuno di noi, all'intelligenza di ognuno di noi, da dire qualcosa alla realtà della vita nostra. Ecco perché adesso abbiamo detto i principi, però vogliamo che questi principi possano diventare direttive di vita, possono diventare realtà. Tra l'altro mai come in questa non lezione, perché lei ha detto insomma che non sono delle lezioni vere e proprie, sicuramente c'è tanto approfondimento ma c'è anche la parte della testimonianza, e questa l'iniziativa di questa sera è veramente pregna di testimonianza reale, concreta, piccoli esempi ma che sono straordinari, che poi rappresentano davvero la forza dell'essere aperti verso gli altri, dell'aiutare gli altri. Il cristianesimo è una vita, è una testimonianza, è un incontro, e quindi è proprio qualcosa che ha a che fare con le circostanze concrete della vita, per cui come del resto è l'amore. L'amore ha a che fare con tutta la nostra esistenza. L'amore cristiano è ancora più esigente, ma è ancora più onnicomprensivo, cioè non lascia fuori proprio niente. Cioè io sono di questo avviso, che la fede è qualcosa di normale, qualcosa di ordinario, qualcosa di umano. Niente di ciò che è umano ci è estraneo, proprio perché abbiamo la fede. Ecco, senza nessuna pretesa, non vogliamo fare i maestri di nessuno, non siamo i migliori, non siamo i primi, però l'ha detto il cardinale, abbiamo incontrato Gesù, siamo i cristiani. Ecco, non abbiamo incontrato qualcosa che ci ha fatto impegnare nella vita per renderla migliore, no, abbiamo incontrato Gesù, abbiamo incontrato una persona che ha reso lieta la nostra vita, e perciò stiamo da persone liete nel mondo testimoniando quelle che abbiamo incontrato. Eccellenza, lei ha messo nel mirino le Caritas e i consigli pastorali, perché lo ha detto, li ritiene fondamentali per il cammino quotidiano della Chiesa diocesana. Allora io ho coniato una formula che dico così: occorre passare da una chiesa episcopo-clerico-centrica a una chiesa corpo ben compaginato e connesso. Che significa questo? Cioè la chiesa è proprio la comunità cristiana. Nella comunità cristiana ognuno di noi ha, come dire, ha un ministero da svolgere, ha un carisma da testimoniare, ha un ruolo da giocarsi, per cui il vescovo è chiaro che ne è responsabile. Ma la Chiesa non si esaurisce nel vescovo, non si esaurisce nel parroco, la Chiesa siamo noi come comunità, e noi su questo dobbiamo fare dei passi avanti, dobbiamo camminare molto, perché nei nostri paesi ancora i parroci sono come i padroni della situazione. No, i parroci sono le guide spirituali, ma è la comunità cristiana il soggetto. Ecco, allora i laici devono riscoprire la propria vocazione, il proprio ruolo, ma proprio l'importanza nella vita della Chiesa, però laici maturi nella fede, laici educati nella fede, laici cioè che partono dal Vangelo, non è il primo che arriva con una pretesa personale da far diventare regola per tutti, no, è come una sfida dentro la sfida della fede, è una sfida umana dentro la sfida della fede.
Lei ha dato anche un tempo, un anno. Da qui a un anno dovrebbe completarsi un po' questa mappatura, non teorica ma concreta, di queste istituzioni. Perfetto, così posso annunciare a te per primo che dopo quest'anno di mappatura vorrei quasi iniziare a fare la visita pastorale. Ecco, è la prima volta che lo dico, non l'ho detto nemmeno ai sacerdoti. Perché? Perché venire a fare la visita pastorale senza che nel frattempo la comunità si sia preparata attraverso i suoi organismi rappresentativi e di partecipazione, sarebbe come un venire a fare una visita senza aspettarsi niente. Concludo davvero con una piccola storia. Ho avuto il piacere di dirla anche al cardinale. Quest'anno sono 50 anni del terremoto del Belice. Ci fu una parrocchia della diocesi di Tursi Lago Negro, forse era ancora Policastro all'epoca, con in testa Don Gaetano Giordano, che dopo del terremoto con due macchine e un camioncino partirono da Lauria per Partanna in provincia di Trapani a dare solidarietà concreta ai terremotati della Sicilia nel 1968, 50 anni fa. Una protezione civile ante litteram, per così dire, iniziata da una parrocchia della diocesi. Io ho conosciuto bene Don Gaetano e tutti noi abbiamo sempre apprezzato la generosità di Don Gaetano. Don Gaetano era un uomo dell'azione, un uomo della presenza, un uomo che non stava mai fermo. E questi parroci sono veramente i parroci che hanno fatto anche la storia delle nostre parrocchie. C'è sempre bisogno di nuovi testimoni. Don Gaetano sicuramente era un grande testimone. Eminenza, Monsignor Bello parlava della chiesa del grembiule. Lei va oltre e dice, appunto, oltre il grembiule bisogna stare davvero insieme alle persone alle quali si fa del bene. Ma lo diceva anche lui, perché diceva di mettersi il grembiule, diceva di non accontentarsi di servire a tavola, ma di sapersi sedere a tavola e stare con gli altri e mangiare con gli altri. Credo che questo è il compito della Chiesa e credo che la Chiesa, se porta nel mondo un'immagine di questa, aiuterà davvero questa società a rompere determinati muri, ad abbatterli, a guardare lontano. Lei ha fatto venire fuori tante contraddizioni del cattolico che vive la quotidianità, tantissimi esempi, quasi mi permetta un bombardamento positivo ovviamente, per far venire fuori appunto tutti quegli elementi che magari non diamo peso, ma che invece sono importanti, a partire dal rapporto con chi c'è davanti, e quindi il saluto e quindi il sorriso. Sì, credo che la fede abbia bisogno non di grandi cose, anche Gesù parla di una fede piccola quanto un seme, e le piccole cose cambieranno non solo il mio cuore, il cuore degli altri, ma cambieranno la società. L'importante è sapersi guardare attorno e dare le risposte alle domande che ci vengono. La gente ha bisogno di pane sempre più oggi, ma la gente ha bisogno soprattutto di amicizia, di sincerità, di cordialità, e noi che siamo gli amici di Gesù che si fa pane, dobbiamo saperci fare pane. La platea ha molto gradito le battute che faceva con Monsignor Orofino, a dimostrazione di una grande amicizia. Ecco, il suo rapporto con la Basilicata, è la prima volta che viene in questa terra? No, la prima volta no, sono stata a Potenza, sarò passato altre volte, ma non ero mai venuto da queste parti ed è stato un bell'incontro e sono contento. Eminenza, davvero l'ultima domanda sulla solidarietà. Nel 1968 nel Belice ci fu un gravissimo terremoto. Esatto, 50 anni, proprio per i 50 anni, da questa diocesi, in particolare da una parrocchia, abbiamo anche delle foto, la parrocchia di Lauria, un paese qui vicino, un parroco con un camioncino e con delle macchine partì per Partanna, dove portò calzini, coperte e quant'altro, davvero un bel segno. Io le volevo evidenziare questo aspetto. Sono piccoli gesti che davvero poi ti fanno dire che non sei solo nel momento del dolore, che ti danno speranza, ma anche poi ti spingono a fare anche tu piccole cose per gli altri. Ed è questo il ricamo che il Signore chiede che noi facciamo. Grazie. Grazie a lei.